Buongiorno ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare solo gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Quando sentite parlare di scantinato sono io, eh. Questo è il mio scantinato. Ora ho attaccato una camicia perché dopo devo uscire. Sono io quello dello scantinato maleodorante, ma lui è quello che mangia la pasta con il pane, quello scureggione rinchiuso in quel cuscinotto. Io sono quello dello scantinato, ma quello che diceva Turam Inter fascicolo chiuso, Turam e del Milan, non lo dicevo io, lo diceva lui. Come ora sembra che anche Pinco, l'ultima perla che hanno tirato fuori, perché Pinco se vuole si compra tutta l'Inter 10 volte, non presta soldi. Per quello noi eravamo scettici su Pinco, non sulle potenzialità di questo fondo enorme che gestisce tantissimi soldi, più grande di Oaktree, ma non presta soldi. Fa operazioni totalmente diverse. Pinco, giravano dei video addirittura in questi giorni di professori di economia che dicevano che dietro Pinco c'era per forza un compratore. Quindi a chi parla addirittura c'è uno su Twitter che si fa chiamare professore, non lo so, professore, le quote di Lion Rock, chi le compra se le ritroverebbe tutte in pegno sia di Glass Trust che di Oaktree. Quindi qual è quel malato di mente che si va a prendere le quote di Lion Rock? Soci di minoranza non possono entrare perché il 99,6% delle quote sono in pegno. Quindi vorrei capire di cosa state ragionando. Al fuoriclasse, al reverendo di Pechino, volevo ricordargli che oltre al fatto che Zhang si era ricomprato l'Inter da Oaktree, oltre al fatto che la notizia di Pinco presa dal giornale Rosa che ha fatto scalpore, che poi il giornale Rosa è lo stesso che parla di ricapitalizzazioni mai avvenute, di soci di minoranza mai avvenuti, di pioggia di milioni che non esistono, di stadio già fatto a Rozzano che non esiste, è quel giornale lì che è al servizio dell'immagine di una determinata persona. Io comunque al reverendo, perché hai rotto i coglioni con questo scantinato? Al reverendo di Pechino volevo ricordare, ora poi stamattina dirai la tua messa di 30 minuti e poi dopo andrete tutti in pace. Parlo a chi ascolterà quella messa, ma a chi ha problemi di sonno per addormentarsi, io vi consiglio di seguirla. Volevo dire che prima avevi detto che c'era stato l'accordo con il riscadenziamento, boom, poi dopo c'era l'accordo con Oaktree, boom, e ora c'era l'accordo con Pinco, boom. Occhio perché sembra stia saltando anche l'accordo con Pinco, ma forse non sta saltando nemmeno nulla, perché forse non c'era l'accordo con Pinco. Ma cose da pazzi. Ah, ok, quest'inverno aveva detto che c'era il rifinanziamento, che il rifinanziamento con Oaktree era fatta. Poi dopo ha detto che c'era un riscadenziamento, cosa già fatta. Dal rifinanziamento è passato al riscadenziamento, e che poi da fatto è saltato, e poi è passato a Pinco. Tre versioni al reverendo di Pechino. Io ti volevo ri ricordare, caro reverendo di Pechino, te ancora non hai capito che l'Inter è una struttura finanziaria che si poggia solo ed esclusivamente sui debiti. Se te non bisogna guardare solamente la palla entrare, perché senza una situazione economica sostenibile, l'Inter non esiste più. Dall'altro io sento, ragazzi, a me mi vengono i brividi, sento dire che l'Inter deve vendere Fabian, devi vendere Fabian. Cioè, quando si parla di vendere Fabian e Carboni, cioè, non è più sostenibile una roba del genere, capisci? Quando te quest'estate non riscatti Bellanova a 7 milioni e prendi Cuadrado spendendone 6 lordi di ingaggio, non è più sostenibile una roba del genere. Per quello io continuo a dire che questa è una stagione. È un miracolo sportivo quello che hanno fatto questi ragazzi e l'allenatore. E a Scarface, lì che Scarface, quello scende dalla scala con i trofei tutti i prodotti, ovviamente sto scherzando. Cioè, meno male hai ammesso che è tutto merito di Moratti e che te non c'entri nulla. In queste ore hai anche detto non avevi mai visto una partita di calcio. Io ho apprezzato tantissimo quello che ha detto il ragazzo cinese. Ho apprezzato tantissimo. Meno male hai riconosciuto che è tutto merito di Moratti e meno male hai riconosciuto, almeno finisce anche la favola, che Marotta
te l'ha detto Moratti di prenderlo perché si liberava dalla Juve, perché te, non sapendo nemmeno cos'era una partita di calcio, pensa se te Zhang potevi sapere chi era Marotta. Quindi è finita anche la favola che la struttura l'ha messa lui, che ha fatto lui e che ha organizzato lui, perché Moratti per 3 anni, va bene, gli fa da pigmalione al signor Zhang. E complimenti a Steven Zhang che ha riconosciuto tutto quello che ho sempre detto io, ma non solo io, perché qui volevano far passare che Zhang aveva reato la struttura. Quando ieri sera a mezzanotte ti ha detto non avevo mai visto una partita di calcio, ma l'aveva già detto. Ragazzi, ma Fabian è un toro con i piedi buoni, fortissimo negli inserimenti. Questo è un futuro centrocampista titolare della nazionale. Ma te, Carboni, io su Carboni feci un video un anno fa quando fu convocato in nazionale argentina a 18 anni. Ma di cosa parli? Ma cosa vuoi vendere? Te l'unica cosa devi vendere, Steven, è la società, te ne devi andare, basta. Non devi vendere nulla, non è più sostenibile. E c'è chi co vuole comprare l'Inter, perché a breve lo vedremo se c'è qualcuno che vuole comprare l'Inter. L'Inter non è bancabile, l'Inter non la vuole nessuno, l'Inter è tecnicamente fallita, quindi cosa facciamo? Quindi siamo destinati a morire, praticamente dobbiamo rimanere così, perché così siamo destinati a morire senza investimenti con questa situazione debitoria, perché l'Inter è una società che produce debiti. Ancora ad oggi, perché anche quest'anno chiuderà a meno 50, produce debiti. Di cosa ragioniamo? Vendere Fabian e Carboni? Ma siamo pazzi! Vendere Fabian e Carboni, due gioielli. Che poi anche voi ragazzi, oh Carboni, Carboni, riportiamolo a casa a gennaio, è fortissimo. Carboni è un gioiello, Carboni lo devi mettere sott'olio. Ma cosa vuoi vendere? Cosa vuoi vendere? Vendere Fabian e Carboni su Zig Zé. Io sono stato il primo su YouTube a parlare di Zig Zé quasi un anno fa. È un ragazzo che conosco benissimo. Sul fatto che sia forte e che possa essere decisivo da subito all'Inter, io sono d'accordo. Ma te per prendere Zig Zé non puoi vendere Fabian e Carboni. Sei arrivato a un punto che non puoi più sostenere una roba del genere. È insostenibile. Servono investimenti, bisogna credere sui giovani, non bisogna mandarne via, ma soprattutto giovani come Fabian, perché chi segue questo canale sa benissimo che io parlo di Fabian da quando era alla Regina. Quindi sono due giocatori, Carboni e Fabian, a cui io tengo e secondo me, per le mie valutazioni da tifoso sulla poltrona, questi sono due grandi giocatori già, cioè è matematico che siano due grandi, che diventino due grandissimi giocatori. E Fabian già ad oggi può stare tranquillamente nelle rotazioni dei centrocampisti, perché Mkhitaryan, ragazzi, non è eterno a 35 anni. Quanto può tenere questi ritmi? Ci becchiamo dopo. Ciao Inter.